Seconda giornata di campionato per il girone C che inizierà domani alle 14:30 con la sfida tra Potenza e Monterosi Tuscia. Unico match a ora di pranzo che vedrà confrontare i Lucani, reduci dal pareggio contro la Fidelis Sandria, e il Monterosi di Rocco Costantino, reduci da una schiacciante vittoria per 3-0 ottenuta contro il Cerignola. Alle 17:30 si giocheranno la maggior parte delle gare con il big match tra Crotone e Monopoli e il derby campano tra Juve Stabia e Turris. Il Crotone affronterà un Monopoli arrembante che anno dopo anno puntella la propria rosa cercando di dire la sua nel campionato di Serie C. I pitagorici però vogliono ottenere la seconda vittoria di fila per definire al meglio le gerarchie. In effetti il Crotone, squadra retrocessa dalla Serie B, vuole abbandonare subito l'inferno della Lega Pro ma deve fare i conti con il catanzaro di Mister Vivarini che giocherà contro il Taranto in trasferta. Dopo la netta vittoria per 4-0 ottenuta contro il Picerno. Contemporaneamente si giocherà la sfida tra le neopromosse Cerignola e Giuliano, entrambe alla ricerca di punti preziosi per la salvezza, con i campani che hanno già messo in archivio i primi 3 punti ottenuti contro la Viterbese. Il Latina, che ha battuto all'esordio il Foggia, ospiterà tra le mura di casa il Pescara di Mister Colombo. Sempre alle 17:30 si giocherà la gara tra Virtus Francavilla e Messina e Viterbese Fidelis Sandria. A chiudere la giornata di campionato ci sarà la gara tra Picerno e Foggia in programma lunedì sera alle 20:30.